questo programma, presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana, soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E bentornati o benvenuti, se sia la prima volta che ci ascoltate. Queste Vacanze alla Radio, il podcast radiofonico di Radio Vacanze. Ogni settimana entriamo nelle vostre case attraverso i computer, attraverso i cellulari, gli smartphone, per farvi compagnia e parlare di turismo. Potete seguirci come sempre il mercoledì alle 19.30 in diretta dal sito di Radio Vacanze o dalla pagina Facebook della nostra agenzia Radio Vacanze. Per voi questo sospiro è dedicato a tanti amici che ci seguono anche sulla pagina Facebook, e ovviamente poi è disponibile la versione podcast su Spreaker, iTunes e YouTube. I contatti per entrare vicino a noi, ecco, diciamo così, ci scrivete mentre siamo in diretta, è al 320 46 87 503 WhatsApp ed SMS, e le domande, mi raccomando, per il modo, le domande a radiovacanze@gmail.com se avete degli argomenti da chiedere. Stasera, bella veramente serata, parleremo nella, diciamo, della seconda parte delle vacanze a Roma, perché Roma non si fa con un giorno solo e neanche si visita con un giorno solo. Allora, la scorsa settimana abbiamo fatto una presentazione e molto semplice, abbiamo di come arrivare, alberghi, ristoranti, e stavolta parleremo un po' più di luoghi. Lo faremo anche con il mio amico e il vostro amico Lorenzo di podcast Due Valigie e Mezza, che è appena tornato da Israele, altro destinazione importante che affronteremo con lui nelle prossime settimane. E come amici di Radio Vacanze ci sarà la donna più importante secondo me della musica italiana, Laurietta Berti, e poi Christian con la sua compagna Dora Moroni, che anche loro veramente importante pezzo della musica italiana, una storia ma anche molto futuro. Poi ancora parleremo della Transiberiana abruzzese, andare nei treni storici questa ballata è molto particolare. Parleremo anche dei siti e delle applicazioni che aiutano un po', tra virgolette, dico sempre io, a partire, a fare i viaggi in fai da te. Insomma, tante, tante belle cose da chiacchierare. Poi avremo ancora la nostra vacanza in vetrina, un tour di New York, molto interessante, e anche continua la promozione l'estate, perché ancora non finisce mai, fino a tutto settembre, ottobre abbiamo ancora strutture in Sardegna, all'Elba, insomma voglia a fare le valigie e partire. Allora con Gianluigi la prossima ora siamo insieme per chiacchierare di tutto questo. Allora, come promesso, chiedo alla regia intanto di provare a chiamare Lorenzo, il nostro blogger di Due Ponte e Mezzo, che appunto dopo questa trasvolata in Israele ha comunque tenuto contatti con la radio. Allora con lui parleremo un po' di Roma, vi aiuterò, perché lui è fiorentino, dunque ha una passione per la sua città, ma è anche un'esperienza importante. Allora, attraverso Pronto? Lui, buonasera, ben trovato, come stai Lorenzo, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Mi fa piacere. Come hai sentito la presentazione, parleremo di Roma, ma stavolta dei luoghi più insoliti. Te li racconterò a te, ma li racconterò anche al nostro pubblico in ascolto, perché mi sembra il minimo, no? Voglio dire, facciamo due chiacchiere e le facciamo per tutti, come sempre.
Allora, assolutamente. Allora, la scorsa settimana ho parlato di come arrivare, gli aeroporti, i treni, le stazioni, ho parlato dei trasporti urbani e ho parlato degli alberghi anche così in maniera semplice e ho messo a disposizione 32 tour da fare a Roma, dunque no, tante belle cose. Tu, ti dico una cosa tua, che cosa ti ricordi di Roma? Qual è la cosa che ti piace di più? Poi ti dico gli 11 posti da non perdere proprio. Allora, personalmente mi piace da morire la Fontana di Trevi, bellissima, il Colosseo va bene, chiaramente, e tutta la zona dei Fori Imperiali da fare a piedi, perché secondo me c'è proprio il fascino della Roma antica, cioè non è, c'è proprio una sensazione di ancora della Roma, appunto, dell'impero, insomma, ma dà proprio questa impressione qua. Okay. E poi, vabbè, il Vaticano, anche se non è Roma, in senso di Stato d'Italia, ecco, in questo senso. No. Allora, io personalmente ti posso dire che quella zona là intanto è chiusa in una specie di quadrato che io ho tracciato su una piantina proprio per dare la mano, ma la cosa che molti non, è un consiglio, i siti archeologici, quelli che uno deve visitare una volta che si è fatto un piccolo piano di visite, conviene cominciare sempre da quelli più lontani. Perché così, se man mano che finisce il tempo, magari uno gli rimane poco prima di partire, quello che gli è rimasto da visitare se lo trova vicino all'albergo. Certo. La vista come tattica, ne vale la pena. È la meglio in assoluto, perché poca strada, poca stanchezza. Esatto. Allora, carissimo Leonardo, carissimi amici all'ascolto, siamo pronti. Allora, andiamo a scoprire i posti più strani di Ferrara. Allora, le fanciulle scoperte di Bernini sono praticamente dei ritratti di nudo di donna e si trovano in via degli Artisti, proprio vicino a Piazza Barberini, nella chiesa di Sant'Esidoro. Questi, entrando uno all'interno, te li trovi, sono alla destra dell'altare, nella cappella di Silvia, mi sembra, una cosa di questo tipo, e sono una figura femminile, scultura fatta da Gian Lorenzo Bernini, che è poi l'ideatore di Fontana di Trevi. Hai visto che ti ho fatto questa sorpresina. Allora, è proprio una chiesa molto importante per il barocco romano. Ma continuiamo, mica finiva qui, Un'altra cosa c'è, non so se lo sai, se lo sanno gli amici all'ascolto, c'è una sorgente, una vera sorgente d'acqua in una chiesa, ed è praticamente la fonte d'acqua miracolosa, la chiamano qui a Roma, ed è nella chiesa di Santa Maria in Via. E qui si trova all'interno della cappella, c'è un piccolo pozzo, pensa che addirittura si narra che nel 1256 questa fonte d'acqua dia una fonte miracolosa, di faccia dei miracoli, e questo addirittura ci sono degli ex voto. Ricordiamo, la chiesa è in via, chiesa di Santa Maria in Via, anche questa molto centrale come nel rione Pigna. Poi c'è ovviamente la più antica biblioteca di Roma, e questa è la Libreria Angelica. Qui magari ci vuole un pochettino di si deve prenotare per poter entrare, conviene. Comunque c'è una copia della Divina Commedia che risale al 1300, pensa. E questa è in Piazza Sant'Agostino, in Praia, proprio al centro. E la biblioteca ha la sede dell'Accademia dell'Arcadia, via, ecco. Questa è una delle tante. Poi ovviamente daremo la possibilità di avere più informazioni a chi ce le chiede. Allora, poi c'è la Spada nella Roccia di Orlando, anche qui abbiamo anche noi la tradizione. Esiste ovviamente questo luogo un po' sconosciuto. Si sembra che Orlando, famoso paladino di Carlo Magno, sia arrivato a Roma e sia stato coinvolto in un duello.
e la sua spada Durilanda si infrise nella roccia, e a oggi questa c'è proprio la via della spada di Orlando, c'è un luogo dove sembra che sia stata incastonata questa spada, capito? Guarda un po'. Certo. C'è le Domus Romane, quelle sono a Palazzo Valentini, che è il palazzo della provincia vicino Piazza Venezia, vanno viste. Queste sono Domus dell'età imperiale. E guarda, c'è Piero Angela che ha fatto un programma là sopra. Cioè, gli amici che vogliono andarla a vedere possono vederla anche là. Allora, voglio continuare come l'antica sede dei pompieri a Roma. Questa è addirittura, sembra che erano circa 1000 uomini in questa caserma, ed è praticamente, se mi ricordo bene, così dico, ecco, in via della Settima Corte, è praticamente Testaccio, quelle zone lì. E anche qui poi c'è, sempre rimanendo nell'area, c'è il cimitero acattolico, quello delle, diciamo, dove sono sepolti anche dei poeti, come Chieti e Selli, e addirittura sembra c'è il figlio di Goethe e anche Antonio Gramsci. Dunque, come vedi, anche questo è vicino alla piramide, la piramide Cese a Ostiense, quella zona là, dove adesso c'è anche It Italy, no? Che la gente ci va a mangiare di pollo. Poi lo sapevi che a Roma c'è una via che sembra di stare, la via più English, è nel quartiere Coppetee, la chiamano la piccola Londra. È in via Guido Reni, angolo via del Vignola, tra via Famigna, quelle parti là, dietro lo stadio di Viale Tiziano, al Flaminio. E questa sembra proprio, guarda, la via, adesso te la indico per chi vuole andarla a vedere, è via Bernardo Celentano. C'è addirittura una pasticceria come se stassi a Piccadilly. Vedi quante cose strane, eh? Pieno, pienissimo di iniziative. Hai visto che vuol dire ascoltare? Amici di Radio Vacanze, lo scopo è anche questo. Anzi, con l'occasione, permettimi di fare un piccolo intermezzo, voglio salutare due ascoltatori, Maurizio di Civitanova Marche e il suo amico di Urbino, che la scorsa settimana mi hanno telefonato perché volevano parlare con noi e salutare Viola Valentino e chiedere notizie sul traghetto per andare a Ponza. Ecco, questo è il nostro scopo, musica, informazione e tante dritte per i nostri ascoltatori. Allora, a Roma c'è la tomba del fornaio, cosiddetta, che è a Santa Maria Maggiore, dove oggi si incrociano la via Casilina, la via Tiburtina, e sembra che appunto questo monumento che è sotto le mura sia la tomba appunto di un fornaio, pensa. Poi andiamo ancora, ecco, una cosa che molti non vanno a vedere, il bunker di Mussolini. Addirittura c'era un bunker fatto antiaereo, proprio, ed era all'Eur, nella, diciamo, quella che doveva essere la parte di Roma che doveva ospitare l'esposizione del 1942, e c'è questo bunker che può ospitare fino a 300 persone ed è preso direttamente dalla Germania, montato e attaccato lì. Praticamente hai tutto, addirittura c'era una bicicletta per avere, come si chiama, la corrente elettrica in caso di, no, di non di problema, che interruzione di corrente. E questo è a Piazzale Adenauer all'Eur. Visto? Ho soddisfatto la tua curiosità? Assolutamente, come sempre giallo, comunque, come sempre. Ci si prova. Preparati, carissimi amici all'ascolto, prepariamoci, perché la settimana prossima parleremo con Lorenzo del suo viaggio in Israele. Che dici? Volentierissimo, più che volentieri. Allora butta giù delle belle cose, perché avremo sicuramente da raccontarci delle belle realtà. Bene, carissimi amici all'ascolto, salutiamo il nostro Lorenzo, saluti a te, alla famiglia, alla bimba, grazie per essere stato con noi a Radio Vacanze. Grazie a te, grazie. Ciao, ciao Lorenzo. Ciao, grazie, ciao ciao. Ciao. Allora, carissimi amici all'ascolto, piccolo brano con gli auguri di buon compleanno agli ascoltatori di Radio Vacanze. Abbiamo Marco, Fiorella e Alba, gli auguri di buon compleanno li facciamo con il brano del nostro carissimo amico
il mio jazz, lui è eccezionale. Vabbè, ve lo devo far sentire perché il brano è qualche cosa di, come posso dire, veramente qualcosa di unico, simpatico e eccezionale. Il nostro amico Simone De Filippi con il mio jazz. Un brivido e ancora gli auguri agli ascoltatori. Questo è il mio jazz, 1, 2, 3. Comincia a te che poi vedrai, saremo in 6. Questo è il mio jazz, bambina, se lo canterai t'accorgerai che è tutto ok. Scivolo sul tuo cuore, non riesco a respirare. Fuggono i tuoi occhi, non riesco più a dormire. E canto, così mi passa questa tristezza. E qui fa la rima con quella tua bellezza. Questo è il mio jazz, il ritmo va. Comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu. Balla con me, t'accorgerai che sballo è. Ballano le tue gambe, bimba, tu mi fai morire. Spuntano un paio d'ali, il tuo sorriso mi fa volare. E canto, così mi passa questa tristezza. E qui fa la rima con quella tua bellezza. Questo è il mio jazz, il ritmo va. Comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu. Parla con me, t'accorgerai che sballo è. Questo è il mio jazz, il ritmo va. Comincia dai che poi vedrai ti piacerà. Questo è il mio jazz, provaci tu. Balla con me, t'accorgerai che sballo è. Ma non sprecare questo ritmo, ascolta attentamente ogni battito. Dai, scendi in pista, cogli l'attimo. Balla con me fino al primo caffè. Questa è la mia vita, questo è il mio jazz. Passo le mie ore con la mia band. Ma tu sei la mia bella melodia, ti prego non andare via. Questo è il mio jazz, 1, 2, 3. Comincia te che poi vedrai, saremo in 6. Questo è il mio jazz, bambina, se lo ballerai t'accorgerai che donna sei. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Radiovacanze.com, prima e dopo il ponte. E bentornati, bentornati qui con Gianluigi a Radio Vacanze. Abbiamo ascoltato la seconda parte di Roma e adesso andiamo a chiamare la nostra amica, l'amica di ogni persona che ama la buona musica, che ama ovviamente lo stare insieme, la famiglia e insomma tutto ciò che si può chiedere a una persona come Orietta Berti. Prego intanto la regia di chiamarla mentre noi continuiamo a fare due chiacchiere in simpatia. Ecco, c'è la gesta andando in onda, sento che squilla e noi siamo qui in attesa di parlare con la nostra Orietta Nazionale, come diciamo. Pronto? Buonasera, è Gianluigi Radio Vacanze, come sta? Ah, un attimo, le passo la signora Berti. Grazie tanto, buonasera. Pronto? Buonasera Orietta, benvenuta a Radio Vacanze. Grazie. Come va prima di tutto, come stai? Bene, bene. Si sente... Sono un po' stanca perché sono tornata adesso dalla
dalla Sardegna, perché ieri sera abbiamo fatto un bellissimo spettacolo a Porto Cervo. Non avevo dubbi. Che aveva cioè la chiesetta di Porto Cervo, che l'ha fatta costruire la Gacan, Stella Maris, ha compiuto 50 anni. Mamma mia. E loro gli hanno fatto una grande festa, hanno fatto la processione. E io ho festeggiato i miei 50 anni di carriera. Mi sembra pari e patta proprio. Sì, 50 anni di preghiere e 50 anni di canzoni. Io come ho sempre detto, Orietta Berti ormai, diciamo, chi non conosce è come se non avesse vissuto in Italia, no? Quando io dicevo il passato si conosce bene. Secondo me il valore che tu hai trasmesso in tutti questi anni e quello che fai ancora oggi ha successo perché tu sei la persona come la vicina di casa, puoi parlarci, puoi anche andare a chiedere il sale se ti hai finito, se stai cucinando. E questa è la forza che secondo me Orietta trasmette. Poi magari è una mia opinione, però non credo, con chiunque ne ho parlato, anche nel brano che, come ti dicevo, hai scritto, si sente la passione per il domani e si sente che sei la persona della porta a fianco. Ecco, questo è il mio modo. Beh, anche questione di carattere, anche come sei cresciuta, no? Certo. I miei genitori mi hanno cresciuta con dei sentimenti, con del rispetto verso gli altri, con l'amore per la famiglia, per gli amici e anche tanto amore per gli animali. Questo traspare tutto, guarda, ne parlavamo qui con la Piera, da dove trasmettiamo qui dalla sede della radio, che sì. Lei praticamente sono 32 anni di matrimonio che ha con il sottoscritto e 25 l'abbiamo passati con cani che lei ha adottato. Dunque, vedi? Anch'io, anch'io, e ne sono orgogliosa perché in tutti questi anni mi hanno dato tanto, sì, mi hanno sì. insegnato che bisogna dare anche se non ricevi. Lo fai per perché te stesso. Prima o poi ti compensa anche il star bene con te stesso, no? Come no, è importante quello. Di aver aiutato delle persone, anche se non sei stata ringraziata come dovevi, però il tuo dovere l'hai fatto. Stai bene. Quindi, tu, stai bene come persona. Sì, questo esatto, è, esatto. Noi abbiamo questo come cosa. Io volevo trasmetterti quello che ti dicevo ascoltando il tuo brano. Era, a parte l'assolo della tromba, credo che sia, o del sax, questo ecco, qui pecco, però c'è una passione dentro e c'è una voglia di domani, no? Quando tu dici io farò, io ti darò, io sarò, questa voglia di domani. E l'ho scoperta anche durante, quando vedevo la trasmissione, l'ultima che hai fatto con Oro Mai Più. Brava, con Alessandra. E Alessandra De Gialisse, mi ricordo che tu hai dato un giudizio e hai tenuto la tua posizione in una maniera, dico, guarda, sa sì. ancora far valere con educazione il suo pensiero, è eccezionale, è questo che secondo me ha contraddistinto la tua carriera e ha dato un segnale a tutti quanti noi che ti ascoltiamo, poco ma sicuro. Guarda, la trasmissione è molto bella, spero che la ripropongano, naturalmente con altri tutor, ecco, con altri maestri, perché sennò diventa monotona, no? Certo. Però la trasmissione è bella perché dai una mano anche a questi tuoi colleghi che sono stati fortunati, sì, però la fortuna se la sono lasciata scappare. Sì, sì, sì. E quindi dargli un'altra opportunità. Ma loro pure lo danno come opportunità, io non credo di non avertelo detto. Loro hanno un programma qui su Radio Vacanze che si chiama Locali Tour d'Autore e a loro stessi aiutano altri colleghi emergenti a portarli alla ribalta. Dunque, questo è molto bello. Sì, sì. Sia Alessandra che Fabio, guarda, io sì. niente da dire, ho avuto modo di conoscere anche personalmente perché per lavoro loro mi chiedono dei consigli su quello che riguarda il turismo, uno glieli dà. Sì, sì. E mi hanno fatto, dice Luigi, perché non ospiti questa nostra trasmissione? E ormai sono 52 puntate che abbiamo girato con loro. Dunque, vedi? Penso a te. Sono bravi, sono veramente di una generosità e non vabbè, insomma, niente da dire. Senti, c'è il sito tuo dove si può vedere tutte le puntate, ma io voglio chiederti una cosa a Orietta. C'è un posto nel mondo in cui ti piacerebbe fare un concerto che fino ad oggi non hai mai fatto? Guarda, ho avuto tante richieste in Sud America, no? Sì. Però non sono mai andata perché quando loro mi richiedevano io avevo già
dato la mia parola ad altri agenti del Nord America. Ah, ecco. E quindi anche perché con loro li conoscevo, andavo appunto, certo. Insomma, andavo sul sicuro, ecco. Certo, però certo. Mi piacerebbe, perché sono stata in Argentina a girare una fiction. Ah, certo, ce l'ho visto. Per la Rai, no? Certo. Il padre di Maria con certo. Banfi, e ho trovato tantissimi italo argentini. A voglia, come no? Anche cioè, la nuova generazione certo. che ammirano molto la musica italiana. Come no? E quindi mi piacerebbe, insomma, prima o poi di andare a fare un concerto anche là. Magari, io te l'auguro con tutto il cuore, in particolare proprio per quello che puoi trasmettere a questi ragazzi, perché loro, ogni volta che io sento il mio corrispondente in Argentina, che magari programmiamo dei tour, sì. si sente loro che hanno questo piacere di parlare con l'Italia, loro si sentono ancora dentro molto legati a, diciamo, al nostro tricolore, sì, a quelle che sono le tradizioni. In famiglia... Loro parlano sempre della nostra nazione e quindi sono cresciuti con dei ricordi dei loro nonni o dei loro genitori molto positivi, e quindi anche certo. per loro, insomma, è importante. Anche per loro è la loro patria. E come no, ci mancherebbe altro. Questa è una cosa importante. E poi noi come radio e come agenzia di ricettiva qui abbiamo avuto questa esperienza, come dici tu, con degli americani, nordamericani da New Hampshire a nord di Boston. Abbiamo fatto sì. un tour per Roma ed era la quarta generazione di italoamericani, che ormai l'italiano non c'era più, e appunto, di parenti appunto della Piera qui della Viaggio Vedo, l'abbiamo portato in giro e, sì. ed erano una ragazza della sudafricana, in poche parole, che è finita lì, con il marito che invece era italoamericano. Guarda, fu uno spettacolo vedere questa gente amante delle nostre tradizioni, curiosi ancora di scoprire. Bello. Beh, dobbiamo dire la verità, che la nostra nazione è una delle più belle. E come no? Abbiamo le arti che sono al primo posto, oh. e quindi abbiamo l'alimentazione che è al primo posto. Certo. E quindi abbiamo dei panorami. Io, tornando alla festa di ieri sera, cantavo certo. su un palco, avevo un panorama mozzafiato. Ah, e quindi è una cosa incredibile. Abbiamo dei patrimoni naturali che ci invidiano tutti, eccomano. E quindi quando uno che è appartenuto magari a una generazione, anche se parla un'altra lingua, si innamora dell'Italia, innamorano tutti. Non volevano più andare via. Mentre nel mondo degli agenti di viaggio, chi programma come noi anche Sardegna, si dice che quando vai poi ti prende il mal di Sardegna e l'altro mare non lo vuoi più. È vero, un mare così blu, perché poi cambia colore, no? Ma da una costa all'altra. Certo. E lì nella costa di Porto Cervo il mare è blu, proprio un blu intenso. Sì, perché e poi perché dall'altra parte invece è verde smeraldo. E se scendi giù nella parte di, diciamo, di Carbonia, Arborea, Isola sì. San Pietro, diventa un blu intenso che sembra l'oceano, e ha un profumo e una salinità da paura. In più, nell'Isola San Pietro, che sta nel cuore della Sardegna, si parla genovese. Lo so, perché uno dei miei primi concerti, quando ho fatto successo, è proprio stato nell'isola di San Pietro. Che bello. E parlavano tutti genovese, come no? Dialetto genovese. Un po'. Che bella nazione, Orietta. E poi io penso che il dovere, la missione di una cantante è trasmettere quella passione, quei sentimenti e la responsabilità, anche quando uno scrive, di quello che vuole trasmettere. Credo che questa sia una cosa importante nelle canzoni. È quello che dico sempre ai cantanti emergenti, no? Dico sempre: non dovete imitare gli stranieri. No. Sì, vi fanno scuola, vi insegnano. No. È bello sentire tutte le musiche, però voi, se siete italiani, dovete avere un'italianità nella gola, nei sentimenti e anche nella scelta delle canzoni. Non vi dovete vergognare di cantare le canzoni italiane, perché la melodia italiana va in tutto il mondo, perché è bella, semplice e genuina. E va direttamente al cuore. Certo. Adesso, guarda, prima di lasciarti voglio raccontarti questo. Io ho i master anche in crociera, perché ovviamente, essendo una radio che parla di turismo, facciamo anche quello come mestiere. Sì.
durante una crociera Carnival di ritorno dalla tratta tra Giamaica e Cozumel in Messico, c'era un paio di cantanti che cantavano Sole Mio. Ovviamente sì. Erano ragazzi giamaicani, puoi immaginare che cosa usciva da quelle labbra, ci provavano ma non ci riuscivano. Io che non sono intonato come è la mia professione, però ho l'italianità dentro. Bene, sono andato sopra al ristorante, la parte superiore, la balconata, e ho cantato io Sole Mio. Tu non hai idea di quello che mi è arrivato al tavolo. Mi ricorda in mente un aneddoto di una mia tournée nel 67 con Claudio Villa, la mia prima tournée americana, e con l'orchestra di Nello Segurini, e avevamo un giorno libero, perché non è come adesso che fanno la tournée in America, che fanno un weekend, no? Certo. Venerdì sera, sabato e domenica pomeriggio. Allora certo. Si facevano dai 22 ai 24, 26 concerti in un mese. Mamma mia. E quindi avevamo un day off. Allora dice: ma guarda, in questa via ho visto tanti italiani, perché si conoscono dal viso. Certo. Ci mettiamo qui nell'angolino, cantiamo un po' di canzoni napoletane, così facciamo la colletta che andiamo a mangiare gratis stasera. Beh, ma si è messo lì, ha cantato Sole Mio, ha cantato Una Sera e Maggio, insomma, tutte queste canzoni napoletane che sono le più belle per sì, me, sì, sono canzoni bellissime. Beh, ma abbiamo racimolato davvero ad andare a fare una cenetta coi baffi. Non ho dubbi, non faccio fatica a crederci. Io, guarda, ti ringrazio con tutto il cuore, per me è veramente importante aver fatto due chiacchiere con te, che veramente, ci tenevo veramente tanto, e tu hai trasmesso questa passione anche a me mentre ti ascoltavo in tutti questi anni. Io ti auguro un mondo di bene, come a te, grazie, alla tua famiglia, e tanti successi ancora, soprattutto continua con quella voglia di trasmettere il bello ai ragazzi. Io, guarda, la mia passione più grande è fare i concerti, perché sono direttamente a contatto con i certo. E adesso il tour durerà fino ad ottobre, però il 23 di settembre comincerò con Fabio Fazio su Rai 1 al tavolo di Che Tempo Che Fa. Perfetto. E quindi ci sentiremo poi là. Per forza, sicuramente. Auguri tanto, perché te li meriti, e grazie a te per quello che hai dato, quello che ci hai dato. Grazie. Un saluto di nuovo, allora, e bentornati. Anch'io vi mando un abbraccio e un bacione. Grazie ancora, Orietta, tante belle cose. Ciao. Grazie. Prego. Arrivederci. A risentirci. Ciao. Bravo. Allora, carissimi amici all'ascolto, una bella chiacchierata con la donna più bella della canzone italiana dal nostro punto di vista, perché ha dato tanto. Allora, sentiamoci Io Potrei con Orietta Berti. Io potrei per un attimo di gioia con te, per un attimo d'amore con te, dedicarti la mia vita e con te una storia senza fine vivrei, e ogni giorno, ogni momento potrei dedicarti il mio amore. Io potrei, solo se tu fossi mio, solo se tu mi pensassi del tuo giorno, un momento della notte. Io potrei, solo se tu fossi mio, conquistare tutto il mondo,
di un sorriso, con la forza del tuo amore. Fossi mio, solo se tu mi pensassi un istante del tuo giorno, un momento della notte. Sorriso, con la forza del tuo amore. Con la forza del tuo amore. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Buon ascolto. E bentornati, bentornati con Gianluigi qui all'ascolto del programma Vacanza alla Radio. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ci siamo anche forse un po' allungati, ma a parlare con la laureata nazionale, non, ragazzi, è qualcosa di bello. Poi sentirla cantare, vabbè, veri diversamente giovani come me, è veramente una bella soddisfazione fare due chiacchiere con un bell'artista. Come continuiamo, proviamo sempre perché hanno sempre da fare, con un nuovo artista amico di Radio Vacanze, Christian. Adesso ve lo ripresento se riusciamo a metterci in contatto con lui. Per fargli il benvenuto, sono veramente piacevolmente, sarei molto contento di farvelo conoscere, perché è uno dei cantanti, degli artisti italiani che ha cantato anche per Giovanni Paolo II, dunque ha un'esperienza sicuramente importante ed ha una voglia sicuramente di trasmettere qualcosa rispetto a come esperienza. Vediamo se ci riusciamo, se no lo proviamo a richiamare più tardi. Ci riproveremo più tardi, prima della fine del programma. Allora, però la sua canzone voglio farvela sentire, perché ne vale veramente la pena. Un bravo artista, con il che Dora Moroni, col suo Paradiso e Inferno. Ora eccoci qua, dopo tutta la strada che d'improvviso però un bel giorno ci separò. Non pensiamoci più, quel che è stato mai più sarà. Una strada ora c'è da percorrere insieme a te. Tu non ci pensare, io sarò sempre a fianco tuo, anche se l'amore qualcos'altro è. Ora ascoltami tu, qualche errore l'ho fatto ormai, ma una cosa la so,
più del male mai ti farei. Devi credermi, dai, devi avere fiducia in me. Non curarti di chi ci avvelena, non conta, sai. Tu non credi quanto io ho sofferto a modo mio, per oggi non ci penso neanche più. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Turista fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it. Il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Buon ascolto. Ed eccoci qui tornati insieme in trasmissione. Cominciamo a parlare anche del nostro settore, come sempre, dopo tanti chiacchiere, dopo aver parlato di Roma con il nostro amico Leonardo. E ho intervista a Orietta, abbiamo parlato un po' di tutto il mondo, i suoi concerti, le esperienze condivise, e abbiamo lasciato a Cristian un messaggio, lo richiameremo prima della fine della puntata, e se no sarà un'altra occasione per incontrarci. Intanto voglio, per la rubrica Ma chi te l'ha detto, le cose più strane della settimana, io sono andato a pescare una notizia che parla di applicazioni e siti per un viaggio senza stress. Ovviamente ci sono delle cose che hanno un po' più valore ed altre un po' meno, visto dall'occhio di chi fa questo mestiere. Allora, navigare in barca a velo, Sailology, Sail
Ology, praticamente la SEIL sta per Vela, è una piattaforma europea charter che permette a clienti prenotare le vacanze in barca a vela e col pagamento con conferma istantanea. Ovviamente, quello che vi dico io, ricordatevi che viaggiare in barca a vela, in particolare con i cabinati, implica una voglia di stare insieme molto forte, perché lo spazio è veramente limitato. Comunque noi abbiamo gestito per tanto tempo Bed and Breakfast con la One Sail, mio amico qui al porto di Ostia, conoscevamo molto bene le barche a vela e posso darvi veramente delle notizie importanti. Poi c'è la vacanza invece on the road, il portale è Yescape, è una piattaforma digitale che permette di viaggiare in camper anche senza, basta noleggiarlo, è molto vero, è una piattaforma francese che ho conosciuto e devo dirvi che funziona per gli appassionati del camper. Poi scoprire le città, qui anche si chiama Yamgu, sarebbe l'abbreviativo di You Are My Guide. Le guide, praticamente tu metti degli itinerari, io ho fatto delle prove per Roma, devo dirvi che a me non ha soddisfatto, però potete sempre provare. Le guide sono in 8 lingue, italiano, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo. Un'altra invece Musement, questa lavora anche con le agenzie e devo dire che è brava, veramente ne vale la pena. Certo, attrazione importante ha di tutti i costi, però posso assicurare che sono veramente brave. Ed è, quando è nata questa applicazione è stata finanziata con bei soldini ed era veramente un bel progetto come startup. Poi c'è quello che invece mi ha incuriosito veramente molto e l'ho trovato carino e giusto come modo, è la meta è una sorpresa. Questa dice l'articolo che mi ha sorpreso. Il programma che legge l'applicazione è FlyCube. È una cosa molto carina, si parte da un budget di 100 euro ed è secondo me veramente come vanno fatti i viaggi alla, no? Lui metti dentro appunto la tua destinazione e ti sottopone un questionario dove il viaggiatore ti dice dove vuoi andare e lui ti dice dove veramente vai una volta che sei arrivato all'aeroporto di destinazione. Praticamente tu scrivi Parigi, metti il budget, lui non ti dice quale albergo, qualcosa. Una volta arrivato all'aeroporto dice ok, ciao, hai prenotato questo. Beh, voglio dire, se uno spende 100-150 euro è giusto pure che poi la sorpresa l'avete alla fine. Ovviamente certo, poi vi voglio sempre parlare dell'applicazione invece un po' più seria fatta dall'agente di viaggi per il pubblico che avete sentito anche prima nello spot, è viaggio.it, un portale veramente dove dentro c'è di tutto, crociere, alberghi, pacchetti, tour, fly and drive, treni anche addirittura, si può prenotare anche un treno dalla stazione di Madrid per Girona, per dire. Perciò è fatto un po' più con criterio da servizio. Andate a visitare www.viaggio.it, avete sicuramente una importante risposta. Dunque, eccoci qua, abbiamo questa risposta. Allora, vi dicevo, scoprire l'Abruzzo con la Transiberiana. Da Sulmona a Isernia, tra panorami e mozzafiato. Questa è la Transiberiana italiana, che dà una cosa molto particolare, e tutto si trova su www.turismoabruzzo.it ed è molto carino perché il viaggio continua da tutti i treni anche durante i mercatini di Natale. C'è anche la possibilità del cammino con i pastori e la transumanza per vedere antichi e mestieri, mentre tornando alla transumanza, la Transiberiana, il viaggio è intitolato proprio così, il viaggio nella Transiberiana italiana, perché la linea risale niente po' di meno che a più di 100 anni fa, al 1897. Dunque, ancora poi voglio dirvi le sagre più belle di fine agosto, qui è importante,
abbiamo la festa dell'Ardo ad Aosta, Arnard per l'esattezza, i sapori della Val d'Aosta, e poi andiamo insieme, ho fatto un lavorone questa settimana, andrò a cercare tutte queste notizie, ancora a Cuneo, a Mangialonga, in Piemonte, il Nebbiolo, beh, ovviamente voglio marciare dopo il Nebbiolo, il Barolo, il Dolcetto d'Alba, il Moscato d'Asti, come si allunga questa marcia, veramente ne vale la pena, dunque andate a vedere www.mangialonga.com e sicuramente ne vale la pena. Eccoci qua, oh, ci ha chiamato il produttore di Christian. Ragazzi, sospendo per chiamare Christian. Io intanto mando un brano e parlo con il nostro amico al telefono. Vediamo se riesco a portarvi prima della fine della puntata un altro bellissimo brano come questo che vi faccio ascoltare di Stefano Borghi, carissimo amico. Liberi di vivere. Io intanto provo a parlare con lui via chat. Come siamo ostinati a scegliere le persone? Non per quello che hanno dentro, ma per l'aspetto esteriore. Come siamo ostinati a scegliere una professione che ci porta beneficio, ma fa barcollare il resto di un silenzio ad aspettarti. Tra le mie paure cerco un posto anche per te, per non avere fretta di imparare. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli a rischiare, per non porci degli ostacoli siamo liberi di vivere. Come siamo ostinati ad abituarci, abbiamo forza a sufficienza per poterci riscaldare, anche quando la tua casa non è un posto per dormire. So che tu sarai sicuro e mi fa stare bene, il resto nel silenzio ad aspettarti. Tra le mie paure cerco un posto anche per te, per non avere fretta di imparare. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli a rischiare, per non porci degli ostacoli siamo liberi di vivere. E ti dirò che non siamo soli in questo mondo spento dal male, abbiamo due satelliti per risintonizzarci insieme. Liberi da questo giro tondo, da questo mio ricordo, dalle testate ignote, dalle persone vuote. Liberi dalla paura di amare e dal silenzio di chi non vuol sentire, da dipendenti di cose sconosciute, dalle esperienze passate vissute. E resteremo sempre Peter Pan, anche col peso di una certa età. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli e rischiare, per non porci degli ostacoli siamo liberi di vivere e imparare. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli e rischiare, per non porci degli ostacoli siamo liberi, liberi. Radiovacanze.com, prima e dopo il ponte. Eh sì, carissimi amici, prima, dopo i ponti, dopo le ferie, dopo le vacanze, si riparte, si ritorna. Con Gianluigi qui a Vacanza alla Radio siamo riusciti
incrociamo le dita, a parlare con Cristian. Proviamo a chiamarlo, altro amico di Radio Vacanze, con molto piacere, molto molto piacere. E che squillone, si sente, vediamo un po'. Sì. Buonasera Cristian, benvenuto a Radio Vacanze, come stai? Sono veramente, mi vergogno. Ma di che, ma scherzi? Il fatto che tu no, riesci a capire che non so usare i telefoni, ti scappa da ridere. Non lo dire, non lo dire, lascia perdere, fa finta di niente. Guarda, Ascolta, tu chiami da Roma? Ovviamente sì. Ovviamente sì. L'accento è romano. Ci provo a modificare, sono andato a scuola di dizione, ma rimane ancora. Ma è l'accento più bello d'Italia. Ci provo, sono 56 io anni. Poi ho avuto tante persone di Roma no. E ne ho ancora che lavoro, conosci Ciotti, Vitola, certo. Quella gente lì. Parlavano il romano come... Eppure non sono romani, però l'accento è bellissimo. Ti ringrazio. Ascolta, prego. Questa è una radio... Radio Vacanze che si occupa di turismo, nasce 6 anni fa con l'intento di raccontare il turismo ai clienti che si avvicinavano in agenzia per evitare che si prendano delle fregature, togliere pregiudizi, e scherzando ridendo siamo arrivati a più di 80.000 ascoltatori. Questo a noi è un piacere. Pensa. E sì, guarda, bellissima. Per noi sì. Tu come ti chiami? Gianluigi sono il conduttore. Gianluigi. Ascolta, dimmi tutto. Che trasmetti da Roma. Trasmettiamo da Roma e, viva Dio, essendo una radio digitale, praticamente ci ascoltano in tutto il mondo perché non c'è bisogno della frequenza. E questa è una cosa importante. Bellissimo, così poi, mi ascolta mio figlio a Los Angeles, guarda, me lo dovrei dire prima. Ti manderò comunque le fotografie della geolocalizzazione della radio, così magari ne hai facoltà, e ti manderò anche questa puntata in modo che potrai fargli sentire la tua intervista. Manda sempre tutto a Vito Scorcia. Lo che faccio molto volentieri. Rod, c'è il mio coach, e in più è l'autore del pezzo che ha fatto. Ecco. Non so se l'hai scritto. Come no, lei, l'ho appena passato, perché quello di Dora, brava, che ha fatto brava le parole e la musica l'ha fatta lui. Guarda. E il messaggio l'ha fatto Gianni Prudente. Sì, sì. Conosci, sai, come no, come no. Abbiamo, viva Dio, riusciti a fare tutto. Io ti volevo dire, no, avendo io anch'io diversamente giovane, sono arrivato alla soglia dei 56 anni ormai, la prossima settimana. Beato te, però io se vuoi che ti dico i miei. No, lo sappiamo, lascia perdere. No, ti volevo fare i complimenti, sai perché? Da quando ti seguivo da ragazzo, tu hai un'eleganza nel cantare che si ritrova in pochi, ed è quella che a me è sempre colpito, Cristian. Questo te lo devo dire. Mi stai facendo un complimento che ti dico che all'alba del mio compleanno, l'8 faccio il compleanno, dico mi fa proprio piacere. No, ma è vero, guarda, perché si vede, no, sai, ci sono tanti che trasmettono passione, sai, come molti tuoi colleghi hanno ognuno il suo stile. Tu hai sempre portato l'eleganza che andava anche nel portamento, dal passetto nel taschino, dal cravattino in una certa maniera, l'eleganza nei modi. Mi è sembrato, data la tua origine siciliana, di vedere un po' il Gattopardo, pensa. Vabbè. Scusami, ma è stata spontanea. Ho una vita che abito a Milano. Milano. Però ti devo dire che quel fatto dell'eleganza è una cosa che me l'hanno sempre riconosciuto tutti i fan. Da quelli che hanno 53 in su. Bene, vedi, allora posso. Meno male, non ho sbagliato, però quella è la trasmissione che mi hai dato, mi hai trasmesso questo. Poi guarda, devo dire che io ho avuto la fortuna, e nel periodo che sono uscito dall'80, ho avuto la fortuna di frequentare gente di una certa eleganza a livello proprio tipo Armani, tipo Buonanima di Coveri, quell'altro, come si chiama?
sorelle, Fontana, nipote, come si chiama? Le Fontana, dici Versace. Tante volte. Ah, Versace, guarda. Tutti quei vestiti che tu vedi nelle prime trasmissioni che facevo, bene, bravo, bis, me le mandavano loro, non mi facevano pagare niente. E vabbè, ma comunque sapevi anche portarli, questo bisogna dirtelo. Ma sai, alla fine io, cioè, sai, quando tu fisicamente nasci con un fisico, te lo può. Infatti, certo. Questo a volte i colleghi si mangiavano i coglioni. Ma sì, devo dire tutto. Ma abbiamo che il fatto che il successo era solo l'eleganza, invece ero. Tutto insieme, eh sì, si vede proprio, ne vale la parina. Allora io ti volevo ringraziare con una domanda prima di lasciarti. Ma siamo già in diretta, no? Siamo, sì, come no alla grande. Non hai visto queste cose qui, ma qui no, guarda, qui si parla liberamente, non ti preoccupare, perché tanto siamo anche gli agenti dei viaggi che ascoltano, noi diciamo che l'agente di viaggio non va in paradiso. Voglio dirti che sono nato a Bocca di Falco, come no? A Palermo, di papà di Salerno. Ecco. Mi chiamo Rossi, che è un cognome tipicamente lombardo, certo. Però io sono siciliano. Come no? Fino alla... E adoro Roma, perché ho fatto delle cose importanti e ho avuto dei grandi manager di Roma. Tu guarda Ciotti, che adesso, certo, pure il volo, no? E come no? Ci mancherebbe altro, non avere le belle... Poi anche l'esperienza di, certo, cantare con Papà Wojtyla. Come no? L'ho citata, no, proprio. Cosa. Poi avevo un grande persona che non c'è più, che anzi ne approfitto, mandare un bacio ai figli che adesso sono adulti, certo, un certo Tirone, non so se tutto lo ricordi, Aldo Tirone. No, ci sono bravo, ma non fino a questo punto. Cino, comunque, no. Io Roma, ti dico la verità, sono tornato neanche 3-4 giorni fa, ecco, perché adesso con il treno tu prendi il treno Milano Centrale, a Roma Tiburtina. Certo. E arrivi subito. Poi ho fatto delle serate vicino a Salerno, vicino a Salerno, sono stato a Isernia, sono stato a Campobasso, a 3 chilometri dove c'era il terremoto. Però certo, vabbè. Bisogna reagire, perché se ti fai prendere dalla paura... È finita. Bene, Cristi, allora io ti passerò tutta l'intervista appunto al tuo manager, e intanto permettimi di farti gli auguri a te per il tuo compleanno, alla tua famiglia, alla Dora e anche al nipotino, perché so che abbiamo il nipotino, ti hanno fatto diventare nonno. La nipotina c'ha 10 anni adesso. Quella sembrasse poco. Un saluto, allora, grazie ancora per essere stato in vacanza, un abbraccio grazie a tutta la tua famiglia. Te, e grazie al mio Roe coach, e grazie anche a Dora, perché hanno fatto una canzone bellissima. Secondo me, Paradiso Inferno. E se la devi passare ancora, la ripasso a tutte le persone che sono in vacanza. Grazie Cristian, buona serata. Salute Roma. Ciao, grazie, ciao. Un omaggio sempre molto particolare e con grande affetto lo salutiamo. Intanto, prima di farvi i saluti, volevo farvi ascoltare ancora Sofia Borgo. Le notti d'estate sono le più belle. Partenza un treno, il cuore leggero. Mi trovo a viaggiare tra la terra e le stelle. Che sia questo l'amore vero. La luna si specchia sul mare, gli scogli. Sei qui a darmi tutto ed il fiato mi togli. Un bacio, un abbraccio, due corpi, il calore. Si arresta la terra, si attenua il rumore. L'autunno che è quasi alle porte. Voglio sia questa la sorte, le mani su quel pianoforte, Dio che ti penserò, oh no, con te io mai.
aria da ultimo giorno di scuola. Una voce che echeggia, tu eres mi alma. Siamo arrivati in terra spagnola. Un tuffo nel mare ed è già paradiso. Illumina più del sole il tuo viso. Una birra ghiacciata, la sabbia che scotta. Rimani, rimani con me questa volta. L'autunno che è quasi alle porte. Non voglio sia questa la sorte. Le mani su quel pianoforte, ma io non ti perderò. Oh no. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Radio Vacanze, Coccu, la prima proposta è l'ascolto. Ed eccoci qua, certo, la prima proposta è l'ascolto. Abbiamo allora interrotto per far intervenire Cristian, non potevamo farne a meno. Allora continuiamo con la nostra lista delle sagre e belle scorpacciate di fine stagione estiva, fine per modo di dire, perché qui ancora ne abbiamo per molto. Allora, la sagra delle sfoglioline a Massa Lombarda vicino a Ravenna, il VDC Siatico Stretford vicino Bologna, e ancora Russian Radici in Comune a Subiaco vicino Roma, e ancora la sagra del Fagiolo a Sudri vicino Viterbo, e la sagra delle Stengrosse a Cantalice vicino Rieti. Poi ancora una cosa, ecco, continuiamo con i sapori, quelli che vi dicevo prima, i sapori, gli appuntamenti di settembre. Radio Vacanze qui non vi lascia mai soli, e soprattutto non vi lascia a digiuno. Allora, la magia del legno a Sutrio vicino Udine, anche questa oltre a, ovviamente, alle bellezze del legno, c'è anche di gastronomia. Ancora abbiamo il Festival del Vino a Monte Carlo, ottimo il rosso di Monte Carlo, ne vale veramente la pena. Il sito è www.comunemontecarlo.lu.it, che è Lucca. Ancora braci e abbracci a Martina Franca, un weekend di fuoco, passione, 27 tipi di panzerotti fritti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Comunque tutti questi articoli che vi dicevo sono disponibili, basta scrivermi a radiovacanze.com e vi faccio link su tutti quanti gli articoli, diciamo le nostre articoli che abbiamo parlato questa settimana. Un colore per ogni spiaggia, questa ve la voglio dire prima dei saluti. Allora, ogni spiaggia ha veramente un suo colore, ne abbiamo prese 5-6, questo articolo mi ha colpito. Allora, abbiamo il rosso della spiaggia di Kimalawi a Maui, ovviamente ne sto parlando delle isole Hawaii. Poi abbiamo ancora, sempre rimanendo alle Hawaii, il verde della Paka Compass Beach ad Hawaii, il giallo del Reima Bay a Malta. Questa è veramente qualcosa di particolare. Quest'isola vicina all'Italia vale veramente la pena. Poi c'è il blu di Vadodu alle Maldive,
il rosa, il Pink Beach di Komodo in Indonesia, il bianco della Whitehaven Beach in Australia e il viola del Prefer Beach in California e il nero per tornare alla Hawaii di Panalu. Dunque, come vedete, ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche, soprattutto ce n'è perché veramente a Radio Vacanze le informazioni non finiscono mai. Ecco, perciò vi dico, nel salutarvi, vi dico sempre condividete questa esperienza che avete fatto con Radio Vacanze. Per chi vuole ascoltare questo podcast ci trova sicuramente su Spreaker, su iTunes, sul canale Radio Vacanze di Telegram t.me/radiovacanze, lì con tanti contenuti. Iscrivetevi al canale Telegram, ne vale veramente la pena. Ecco, Maurizio da Civitanova ci saluta, anche io un saluto a Maurizio, mi raccomando. Divertirvi, ancora tante domande qui per noi a Radio Vacanze. Un abbraccio, allora a risentirci mercoledì prossimo e ricordate, gli SMS e i WhatsApp noi li riceviamo tutta la settimana. Un abbraccio da Gianluigi, alla prossima con Roberta Russo qui a Radio Vacanze. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.